Da secoli, gli oceani del mondo sono teatro di guerre che hanno cambiato la storia. Combattute sopra e sotto i mari. Potevi uccidere centinaia di persone con un'unica bordata. Erano macchine da guerra dalla micidiale efficacia. Dai cantieri escono navi sempre più grandi e veloci, capaci di superare e schiacciare ogni avversario. La nazione che ha le navi da guerra più potenti distruggerà le flotte nemiche e avrà quindi il pieno controllo dei mari. E chi regna sui mari può dominare il mondo. Possono scatenare le armi più potenti. Sarebbe stato il primo siluro sparato contro una nave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quel colpo doveva andare a segno. Ma le navi sono anche uno strumento di libertà. Hanno salvato migliaia di persone. Pensate alla Gerda Terza, una scialuppa che ha portato in salvo persone braccate dai nazisti. E hanno ispirato tanti uomini e donne a compiere atti di immenso coraggio. Adesso vi porterò io dal nemico. Tutti ai posti di combattimento. Affonderemo prima di arrenderci. Queste navi e i loro equipaggi hanno scritto la nostra storia. Sono stato comandante di un sottomarino armato di testate nucleari e sapevo che la mia responsabilità era impedire lo scoppio della guerra mondiale. In questo episodio, 6 giugno 1944, il D-Day. È stata senz'altro l'operazione navale più complessa della storia. Ogni nave doveva partire in tempo ed essere in tempo nella posizione esatta, fino alla conclusione. La liberazione dell'Europa è affidata alla più grande flotta di tutti i tempi. Le grandi navi da guerra hanno cominciato a spararci sopra e stavano per sbarcare. La spiaggia era a 300 metri da noi. Alcuni mezzi sono ancora sperimentali, altri semplicemente pericolosi. Non riesco a immaginare come qualcuno potesse rischiare la vita in questo modo. È la storia delle navi che hanno cambiato il corso della guerra. In un giorno memorabile. All'inizio del 1944, i tedeschi sanno che gli alleati stanno per lanciare l'invasione dell'Europa. Ma ancora non sanno dove e quando accadrà. I tedeschi invadono gran parte dell'Europa e coloro che sono costretti a vivere sotto il dominio nazista invocano disperatamente la libertà. La schiavitù è stata reintrodotta nel vecchio continente su vasta scala e il numero di persone sterminate ad Auschwitz ammonta già a 2 milioni e continua a salire. Nel maggio del 1944, Anna Frank scrive dalla sua soffitta segreta di Amsterdam che tutti parlano di una possibile invasione. Si discute, si scommette e si spera. In effetti, gli alleati discutono da 2 anni su dove debba partire l'invasione. Un blitz fallito al porto di Dieppe nell'agosto del 1942 ha mostrato dove non invadere. Tutti pensavano che un'invasione di grosse dimensioni, dall'Inghilterra alla Francia, dovesse mirare alla conquista di un porto esistente, in modo che fosse possibile far affluire altre truppe, munizioni, cibo, mezzi e altro, come i veicoli. Quindi qualsiasi piano di invasione doveva includere la conquista di un porto. Ma dopo l'operazione di Dieppe abbiamo tratto la conclusione che non era possibile. I tedeschi invece hanno concluso che gli alleati avrebbero fatto esattamente questo. Dopo Dieppe, i tedeschi potenziano le loro difese costiere. Adesso il cosiddetto Vallo Atlantico è più forte che mai intorno ai porti francesi sulla Manica. Questo convince gli alleati a guardare altrove. Identificano come luogo ideale un tratto di costa in Normandia lungo circa 100 chilometri. È a 5 ore di navigazione dalla costa inglese. Ma le spiagge sono ampie, la sabbia compatta e le difese tedesche più deboli. Il piano degli alleati era di sbarcare su un fronte relativamente ampio, sperando di avanzare parecchio nell'entroterra. L'invasione viene denominata Operazione Overlord ed è guidata dal generale statunitense Dwight D. Eisenhower. Perché l'invasione riesca, gli alleati devono far sbarcare oltre 150.000 uomini in un solo giorno. È il D-Day. La missione navale sarà decisiva.
e viene denominata Operazione Neptune. Sarà supervisionata dall'ammiraglio inglese Sir Bertram Ramsay. Era chiamato il marinaio di Eisenhower. Sapeva cosa sarebbe stato sbagliato e cosa no. 5 forze di invasione salpano dai porti lungo la costa meridionale inglese. Le forze americane si dirigono verso le spiagge denominate Utah e Omaha. Gli inglesi e i canadesi verso Gold, Juno e Sword. Dal maggio del 1944, il sud dell'Inghilterra diventa un enorme deposito a cielo aperto. Ci sono tantissimi camion. In alcune città i dipendenti pubblici viene allungata la pausa pranzo solo per attraversare le strade. Le provviste vengono nascoste nei boschi e le navi da sbarco tra le insenature. Migliaia di truppe aspettano il segnale. Poi, la notte del 5 giugno, 2700 navi con a bordo la più grande forza di invasione che il mondo abbia mai visto, si dirige verso un'area a sud dell'isola di Wight, soprannominata Piccadilly Circus. Per coloro che ne sono testimoni, è una scena impressionante. Proprio sotto il promontorio scorgevo dei mezzi da sbarco. Vedevo le truppe in tenuta da combattimento a bordo. Dietro di loro file e file di carri armati, incolonnati e scortati da motolance. In mare, cacciatorpediniere e fregate prendevano posizione. All'orizzonte, navi da guerra e incrociatori pesanti in attesa. Dissi a mia moglie: stanotte moriranno in tantissimi. Dovremmo pregare per loro. Tante cose possono andare male. Quella notte un membro dello staff di Eisenhower scrive sul diario: sono molto incerto sull'intera operazione. Potrebbe essere il disastro peggiore di tutta la guerra. Il successo del D-Day e la stessa liberazione dell'Europa dipendono dallo straordinario numero di navi riunite quella notte nell'area detta Piccadilly Circus. Arriva il 6 giugno e alcune delle unità impegnate nel D-Day non sono neppure vicine all'isola di Wight. A 9 metri di profondità al largo della Normandia, 10 uomini si fanno forza mangiando fagioli cotti e tè. Sono gli equipaggi di 2 mini sottomarini noti come X-Craft. Gli uomini a bordo dei sottomarini X-20 e X-23 aspettano qui da 2 giorni. Il loro compito è quello di piantare un'antenna telescopica dotata di luci verdi e un radiofaro che guidi le prime navi dirette su 2 spiagge, Juno e Sword Beach. Erano lì per dare le coordinate esatte. Non si poteva pensare che un mezzo da sbarco che emergeva dall'oscurità diretto alla spiaggia potesse farcela da solo, quindi servivano per coordinare la navigazione. Ciascuna X-Craft viene trainata lungo il canale da un peschereccio armato. Ora sono completamente sole, alimentate dal motore diesel di un autobus londinese quando sono in superficie e da una batteria quando sono immerse. Un portellone permette all'equipaggio di accedere al ponte, mentre una cabina a tenuta stagna consente a un sommozzatore di entrare e uscire. Possono contenere dei carichi esplosivi di 4 tonnellate, sganciati dalla sala di controllo. Gli esplosivi non servono per il D-Day, ma sono utili per portare a termine l'obiettivo originale della nave: trovare e affondare le navi da guerra tedesche. Servivano sottomarini più piccoli per attaccare le grandi navi da guerra tedesche come la Tirpitz, nascosta nei fiordi della Norvegia. Erano sostanzialmente ben lontane dal mare aperto e le navi inglesi non potevano raggiungerle. Inoltre proteggevano i porti con delle enormi reti parasiluro e antisottomarino. Le X-Craft avevano anche la capacità di tagliare queste reti, quindi un sottomarino più piccolo permetteva di arrivare alle navi che potevano danneggiare la nostra flotta. Le X-Craft riescono a sganciare carichi esplosivi sotto la Tirpitz e a danneggiarla. Molti negli equipaggi dei sottomarini muoiono durante l'operazione. Gli uomini che aspettano in silenzio al largo della costa della Normandia a inizio giugno del 1944 sono ben consapevoli dei rischi.
prima di questa data, si sono addestrati in totale segretezza in Scozia, fino al momento in cui devono spostarsi a sud. Jim Booth era un membro dell'equipaggio della X-23. Mi sembra che siamo scesi a maggio. Abbiamo portato la nostra X-Craft su un autocarro che trasportava questo enorme carico. Ci siamo fermati in un pub lungo la strada per pranzare e... un tizio ci ha detto: che cosa c'è su quell'autocarro? Sembra quasi un piccolo X-Craft, vero? Ed io ho risposto: beh sì, un po' sì, è vero. Già nel pomeriggio del 4 giugno, Jim e gli altri membri dell'equipaggio sono in posizione a 400 metri dalla costa della Normandia. Sono così vicini da poter vedere i soldati tedeschi giocare con dei palloni da spiaggia. A bordo della X-Craft sono vestiti come dei tassisti e degli operai francesi. Se annegassero e i loro corpi venissero trovati, nessuno penserebbe che erano dei sommergibilisti. Quella notte, in attesa che l'operazione Neptune scatti all'alba, le due X-Craft emergono in superficie per ricevere un messaggio radio in codice che sarà inserito nel bollettino delle 10 della BBC. C'erano due messaggi in codice. Uno diceva che l'operazione non sarebbe avvenuta il giorno dopo, mentre l'altro diceva il contrario, ma era tutto organizzato. Hanno detto qualcosa come: il gatto della signora Huntington ha avuto 3 gattini a Little Hampton o qualcosa del genere. All'ultimo, Eisenhower decide che il tempo è troppo brutto per attraversare la Manica. Il D-Day viene posticipato di 24 ore. Tutti dicevano: mio Dio, no. Allora ci siamo immersi di nuovo. Quando il D-Day è stato posticipato di un giorno, quei poveretti hanno dovuto vivere in quella minuscola scatola di latta, in condizioni faticose, per altre 24 ore di fila. L'unico modo che ho per descrivere come fosse la vita a bordo di una X-Craft è paragonarla a un ripostiglio. Lo spazio era davvero molto angusto. Avevano solo una piccola branda e dovevano fare a turno per mettersi a dormire. Non c'era un punto dove potessimo metterci dritti in piedi, a parte il pozzo del periscopio. La maggior parte del tempo me ne stavo seduto vicino al timone del battello e poi era sempre bagnato e umido dappertutto, quindi era davvero, davvero terribile. Ma quando si è giovani non ci si lamenta mai, vero? La notte del 5 giugno gli equipaggi emergono di nuovo in superficie. Ricevono il segnale che volevano. Il D-Day è arrivato. Alle 4:30 del mattino seguente, i sottomarini sono in posizione, issano i loro alberi e attivano il radiofaro. Poi c'è stata una lunga pausa e ci siamo chiesti cosa stesse succedendo, mentre eravamo lì seduti come dei maledetti cretini, lontani dalla spiaggia e spaventati. Ma mentre la X-Craft aspetta in mezzo alla Manica, l'operazione Neptune è già in corso. Navi specializzate si radunano, pronte a guidare la forza d'invasione in un enorme campo di mine galleggianti tedesche. Nell'estate del 1944, il destino dell'Europa dipende dal piano alleato di far sbarcare oltre 150.000 soldati in sole 24 ore sulle spiagge della Normandia. Il 6 giugno è il D-Day. Una parte importante dell'invasione è l'attraversamento della Manica, un'operazione denominata Neptune. Centinaia di navi, alcune non collaudate, trasportano le truppe e le guidano sane e salve fino alla riva. Ma i campi minati tedeschi, le difese sulla spiaggia e l'artiglieria a riva indicano che il successo non è così sicuro. Nel canale della Manica, nelle prime ore del D-Day, avanza una minuscola flottiglia di navi. Sono alcuni degli eroi sconosciuti dell'operazione Neptune. Si tratta delle motolance di difesa costiera, o HDML, costruite per proteggere i porti inglesi dalla minaccia dei sottomarini tedeschi. Oggi, una di queste HDML è conservata ed è ancora in grado di navigare. È la HMS Medusa. La Medusa viene progettata per sfuggire ai sottomarini, usando due motori che possono essere azionati autonomamente per offrire una maggiore spinta.
Ancora oggi non esiste un'altra nave che sia manovrata come questa. Se si mette un motore a prua, l'altro a poppa e il timone sopra, si può far virare la nave in pochissimo spazio. È un po' come guidare un'auto ad alte prestazioni in pista, mentre piove forte e c'è la sabbia. Qui sul ponte non abbiamo il controllo diretto dei motori. Questi sono due telegrafi di comando in ottone e sotto i miei piedi, nella sala macchine, c'è qualcuno che li controlla e deve tenere anche gli occhi bene aperti. Le HDML hanno un'unica caratteristica fondamentale che sarà sfruttata nell'organizzazione del D-Day. Le navi sono costruite in legno, quindi risultano invisibili ai radar. Per compensare la mancanza di una corazzata, le HDML, come la Medusa, vantano una notevole potenza di fuoco. Il principale armamento a bordo di questa unità è un Erlikan da 20 mm. Un valido equipaggio può sparare 400 proiettili esplosivi in un minuto. E sui lati del ponte, dietro di me, ci sono due mitragliatrici di piccolo calibro per ogni fiancata. Ci si aspettava che arrivassero quasi a contatto col nemico per poter sparare. Sul ponte c'erano anche due secchi di bombe a mano, con l'idea che bastasse allungare una mano per gettarle in un boccaporto. Gli uomini che rischiano la vita su una nave progettata per combattimenti così ravvicinati sono detti i pirati di Churchill. Non eravamo mai vestiti bene, con l'uniforme in ordine. Non piacevamo alla Marina, e anche a noi non piaceva la Marina. I pirati di Churchill hanno un compito speciale durante il D-Day. I tedeschi hanno minato un tratto di mare che si estende per quasi tutta la lunghezza della Manica. La flotta d'invasione potrà superare questa barriera apparentemente impenetrabile solo una volta che le rotte saranno liberate da una flotta di dragamine. Quindi il piano era creare per ogni spiaggia del D-Day due piccoli canali larghi circa 400 metri, ma ovviamente poteva essere fatto solo all'ultimo momento, perché altrimenti avrebbero svelato il punto in cui sarebbe avvenuta l'invasione e potevano farlo solo la notte prima. La Medusa e le altre HDML si posizionano all'ingresso di questi importanti canali, in modo che i mezzi da sbarco e anche le navi più grandi riconoscano la rotta più sicura. Ho qui una delle mappe originali con le istruzioni date alla Medusa per il suo ruolo nel D-Day, e qui erano disposte le mine tedesche in mare. La Medusa era nella posizione 4, proprio qui, all'ingresso, e la ML-1383, la sua nave sorella, nel canale numero 3. Per questa operazione, la Medusa viene equipaggiata come nessun'altra nave prima d'ora. Ma per sicurezza, la maggior parte dell'equipaggio non viene informata sull'utilizzo che sarà fatto di questa attrezzatura. A bordo c'erano tantissimi segreti di vario genere. Non sapevamo di che cosa si trattasse. Penso che se ci avessero presi non avremmo potuto raccontare niente, perché non lo sapevamo. Gli strateghi del D-Day sono preoccupati che i tedeschi abbiano imparato come disturbare i dispositivi di navigazione della Royal Navy, il famoso G-System. Ma per il D-Day viene messa a punto una nuova attrezzatura di cui i tedeschi non sono a conoscenza. Si chiama Decca Radar e viene acceso per la prima volta il 6 giugno. Questa nave è stata la prima ad usare efficacemente il Decca, e all'epoca del D-Day ce n'erano solo 20 disponibili. La Medusa aveva uno di questi 20 e questo le ha permesso di stabilire sempre e correttamente la sua posizione. Il sistema Decca usa una rete di trasmettitori per emettere segnali. Confrontando il tempo impiegato dai segnali a raggiungere il ricevitore, è possibile tracciare accuratamente la propria posizione su una mappa. Ma agendo prima della flotta principale, la Medusa viene sorpresa dalla tempesta, che fa posticipare il D-Day di 24 ore. Progettate per incrociare nelle acque della baia, le HDML faticano in mare aperto. Ovviamente siamo dovuti tornare faticosamente indietro, perché non era possibile manovrare. La nave non ce lo permetteva. È stato terribile. A un certo punto ho pensato davvero che non ce l'avremmo più fatta. Sarebbe stato un vero disastro. Trovata la posizione che le era stata assegnata all'inizio del canale della Manica, la Medusa lotta per non allontanarsi dal punto vitale. Meglio non pensare all'idea di rimanere bloccati 30 ore durante una tempesta in mezzo alla Manica, come è successo. Era una brutta prospettiva. Finalmente, quando la flotta di invasione del D-Day si avvicina, per la Medusa e le altre HDML arriva il momento di attivare il Decca Radar, mai collaudato prima. Dopo 30 ore è arrivato un messaggio.
E gli ufficiali hanno acceso quel dispositivo. Funziona. Ma dato che ce ne sono pochi attivati, questo dispositivo ad alta tecnologia può contare su un solo punto di riferimento da seguire. Tantissime navi avevano l'attrezzatura a bordo per captare il segnale e poi ce n'era una che apriva la strada e circa 10 o 12 che le dovevano andare dietro. L'intera flotta del D-Day comprendeva 600 navi e tutte dipendevano forse da 20 di queste. L'equipaggio della Medusa ha ora un punto in prima fila, mentre la flotta di invasione le sfila davanti. Ha svolto con successo il suo compito vitale. Adesso la responsabilità del successo dell'operazione passa alle navi più grandi del D-Day. Per raggiungere le 5 spiagge dell'invasione, gli alleati devono affrontare la minaccia mortale del Vallo Atlantico. Una serie di formidabili difese tedesche che devono essere neutralizzate prima che le numerose truppe riescano a sbarcare. Questo compito importantissimo viene assegnato alle cannoniere alleate. Erano lì per mettere a dura prova la resistenza tedesca. È l'alba della mattina del 6 giugno. Numerose navi da guerra sono in posizione a 6 miglia dalla costa della Normandia. Alle 5:27 inizia il bombardamento. Per gli equipaggi delle X-Craft che aspettano al largo con i loro fanali di navigazione e i radiofari accesi, questo è il primo indizio delle reali dimensioni del D-Day. La grande nave da guerra ha cominciato a sparare sopra di noi e faceva un suono e un rumore davvero impressionante. Sentivamo i colpi che fischiavano e poi cadevano sulla spiaggia, che era circa 300 metri lontano da noi. Una delle prime navi ad aprire il fuoco si trova ora in una zona più tranquilla. È l'incrociatore leggero della Royal Navy, l'HMS Belfast. Tra gli armamenti del Belfast ci sono 6 cannoni da 150 mm usati per colpire l'artiglieria nemica sulle spiagge di Gold e Juno Beach. Il rombo di questi cannoni è un suono rassicurante per i soldati nervosi che si dirigono verso la riva. Ad ovest, la più protetta delle 5 spiagge, Omaha Beach, viene bombardata da una veterana della Prima Guerra Mondiale. È la corazzata USS Texas. La Texas è una delle ultime navi rimaste che ha servito nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. Ce ne sono poche, ma questa è la più grande e la più temibile. La Texas è armata con 10 cannoni da 350 mm, in grado di sparare proiettili di circa 700 kg fino a quasi 20 km. Sparare con un cannone simile significava prendere un proiettile per pezzo e 4 sacchetti di polvere da sparo. I sacchetti pesavano quasi 50 kg l'uno e venivano spostati a mano dai serventi. Il proiettile arrivava con un carrello elevatore, che lo portava su e lo faceva rotolare in un piccolo scivolo. Poi c'era un dispositivo a motore che lo spingeva fin dentro nella culatta. Poi inserivano i 4 sacchetti di polvere e li spingevano dentro. Per questo avevano gli stessi scivoli usati per i cannoni dal XVIII secolo. Una volta fatto, chiudevano la culatta ed erano pronti a far fuoco. A differenza dell'artiglieria da terra, le navi da guerra combattono in mezzo al mare, tra le onde. È difficile essere precisi, ma la Texas ha la tecnologia giusta per superare il problema. Non importava quando avevi deciso di sparare, dovevi sempre aspettare che la nave fosse a livello. Quando premevano il grilletto per sparare, c'era un piccolo interruttore che ritardava il colpo finché la nave non era a livello. Allora chiudeva il circuito e il colpo partiva, per evitare che finisse in mare o troppo alto. Nel 1944, i cannoneggiamenti della nave spianano il terreno per l'invasione di Omaha Beach.
All'alba ricevemmo il segnale. A quel punto iniziamo a dirigerci verso la riva. Ricordo che la corazzata Texas sparava una bordata dopo l'altra mentre ci avvicinavamo. Era un rumore spaventoso, delle terribili esplosioni che ci rimbombavano nelle orecchie. L'anello di fumo ci oltrepassava e sembrava l'imbuto di un tornado, diventava sempre più grande e alla fine spariva. Sentivamo ogni colpo in tutto il corpo. Gli alleati sono convinti che le navi come il Belfast e la Texas possano distruggere le difese costiere tedesche e risparmiare molte vite quando le truppe arriveranno a terra. Nelle prime ore del mattino del D-Day, una flotta di navi da guerra, ancorata al largo della costa della Normandia, bombarda le difese tedesche del famoso Vallo Atlantico. Un efficace cannoneggiamento salverà centinaia di vite quando, più tardi, le truppe sbarcheranno a terra. Ma le navi raggiungono il loro essenziale obiettivo? È possibile trovare gli indizi nell'entroterra di Utah e Omaha Beach. La batteria Maisie porta ancora le cicatrici del D-Day. Il giorno del D-Day c'erano tre diverse batterie di cannoni e il loro unico scopo era quello di respingere ogni forza d'invasione diretta verso la costa. Avevano una batteria lunga gittata che colpiva le navi e una gittata più ridotta puntata sulla spiaggia. Era progettata per sparare contro le navi e impedire loro di aiutare la fanteria che sbarcava. La batteria Maisie viene progettata per resistere a tutto ciò che gli alleati possono lanciarle contro. Ha un bunker a prova di bomba per gli artiglieri e una caserma in cemento armato. Questo enorme edificio in cemento era progettato per la battaglia, concepito per proteggere le persone all'interno durante un combattimento, proprio come il D-Day. Come potete vedere è una solida costruzione in cemento, spesso 3 o 4 metri, e poi lo hanno rivestito con del bitume nero per renderlo impermeabile. Ha circa 70 anni ed è ancora in buone condizioni, come quando l'hanno costruito. La complessità della batteria la rende un bersaglio difficile da distruggere per le navi alleate. Non solo la batteria sopravvive, ma riesce a ribaltare l'iniziale vantaggio della flotta di invasione. Un rapporto della Marina degli Stati Uniti chiarisce la situazione. Vi si legge: in quelle ore siamo stati colpiti dalle batterie di Maisie. Siamo dovuti tornare indietro e andare ancora più a largo per uscire dalla loro gittata. Il primo bombardamento navale degli alleati ottiene solo un successo parziale e molte batterie dell'artiglieria tedesca sopravvivono. Nonostante ciò, centinaia di mezzi da sbarco, con a bordo decine di migliaia di soldati, continuano a procedere verso la riva. Ma proprio davanti al nemico, gli alleati stanno per mostrare la loro sorpresa più grande. Alle 6:25 del mattino del D-Day, delle navi appaiono all'orizzonte. Sono diverse da qualsiasi altra mai usata nella storia della guerra. Sono i duplex drive, carri armati che nuotano. Questo è uno dei pochissimi duplex drive rimasti dalla Seconda Guerra Mondiale. È uno strano carro armato, progettato dopo che, 2 anni prima, gli alleati hanno subito un'umiliazione storica. Il Blitz del 1942 al porto di Dieppe è stato un grave fallimento, in parte a causa dell'insufficiente volume di fuoco. La strategia per il D-Day deve quindi essere molto diversa. L'idea era quella di poter avere dei carri armati che avanzassero verso la spiaggia con la primissima ondata di fanteria. Questo significava che i carri armati dovevano essere anfibi. Serve una fervida immaginazione per riuscire a inventare un carro armato che riesca ad arrivare da solo a riva. Un inventore di nome Nicholas Strossler crede di avere la risposta. La sua azienda costruisce infatti navi pieghevoli e mezzi corazzati.
Strossler costruisce un prototipo riadattando un carro armato Valentine, il blindato da trasporto del corpo di spedizione inglese in Nord Africa. La sua creazione viene chiamata Duplex Drive, abbreviato in DD, perché ha un doppio sistema di propulsione, le eliche o i cingoli. Il carro armato deve entrare su una nave da sbarco, quindi ogni sistema di galleggiamento deve essere compatto. Strossler lo dota di un dispositivo a telo. Il telo è attaccato allo scafo che qui sotto è reso impermeabile con vari materiali simili al mastice. Viene gonfiato con aria compressa e diventa rigido. La struttura si solleva e il telone funge quindi da barriera contro l'acqua, così la macchina galleggia con la cima della torretta proprio a livello della superficie dell'acqua. Mentre a galla, viene montato un altro tubo che soffia il fumo fuori dal telo. Qui c'è un tubo di scarico, arriva fin sotto la parte posteriore del carro armato e qualora dell'acqua entrasse nel telo, va in basso e verso il retro, dove c'è una pompa di sentina. Il pilota è quello che rischia più di tutti, perché si trova sempre all'interno dello scafo, sotto la superficie dell'acqua. È l'unico che affonderà sicuramente insieme al mezzo. Per l'autista c'è un ulteriore pericolo. Se il carro armato riesce ad arrivare a riva, il telo blocca la sua visuale. Ma i progettisti trovano una soluzione. Qui c'è un piccolo attacco importantissimo che ha un gommino all'interno ed è visibile al pilota. E quando è in acqua questo gommino si gonfia come un pallone. Quando il livello dell'acqua arriva al di sotto di questo punto, il gommino si sgonfia e l'autista sa che è arrivato abbastanza vicino alla terraferma da poter abbassare il telo. All'inizio gli equipaggi del carro armato fanno pratica nelle acque calme dei laghi, poi si trasferiscono nel Solent, superando il miglio e mezzo tra Gosport e l'isola di Wight. A volte, quando l'equipaggio arrivava sulla spiaggia, il pilota aveva l'acqua fino al petto e il carro galleggiava appena. Parecchi equipaggi non sono così fortunati. È risaputo che almeno 100 carri armati DD sono affondati al largo della costa britannica durante l'addestramento. Non riesco a immaginare come qualcuno potesse rischiare la vita in questo modo. Te ne stavi lì ad aspettare sott'acqua in una scatola d'acciaio retta solo da un telo gonfiato. Nel giugno del 1944, la maggior parte dei Duplex Drive sono dei carri americani Sherman modificati. Vengono usati per la prima volta durante l'invasione della Normandia. La notte prima del D-Day, le Landing Ship Tank, o LST, trasportano 290 DD lungo la Manica e si avvicinano alla costa francese. Gli ultimi 1000 metri saranno coperti dagli stessi carri armati. Era una buona idea perché avrebbe permesso ai carri armati di arrivare a terra prima di dover mettere a repentaglio le LST sotto il fuoco d'artiglieria delle batterie tedesche. Alle 5.50 del mattino seguente, i primi 29 carri armati DD vengono inviati dagli americani al largo di Omaha Beach. Colpi di cannone, di fucile, feriti, esplosioni. È stata un'esperienza terribile. Poi il terrore si trasforma in disastro. I carri armati vengono messi in acqua a quasi 3 miglia dalla costa e il mare è mosso. Quella mattina, le onde al largo di Omaha Beach raggiungono i 2 metri di altezza. 27 di questi primi 29 carri armati affondano come pietre. Il grosso problema erano le condizioni meteo, perché i carri armati avevano superato bene i collaudi in acque calme, ma questo era un mare mosso e la maggior parte è subito affondata con tutto l'equipaggio dentro, senza mai arrivare a riva. Sulle spiagge dei canadesi e degli inglesi le cose vanno molto meglio. Gli inglesi li hanno portati molto più vicini alla riva e ne hanno persi solo uno o due, quindi ci sono riusciti, nel senso che le truppe hanno avuto un grosso aiuto nel loro scontro iniziale con i tedeschi. Sulla spiaggia diedi l'ordine di sgonfiare i teloni del carro e quanto è successo dopo rimarrà per sempre nella memoria. I mitraglieri tedeschi in agguato tra le dune erano assolutamente stupefatti nel vedere un carro armato emergere dal mare. Alcuni di loro scapparono, altri rimasero immobili, incapaci di credere ai loro occhi. Li schiacciammo come delle pannocchie di mais.
Inizia la corsa verso la costa, mentre decine di migliaia di soldati alleati si preparano a prendere d'assalto le spiagge. La mattina del 6 giugno 1944, quasi 3.000 navi si mettono in posizione al largo delle spiagge della Normandia. L'invasione del D-Day sta per cominciare. E finché non viene raggiunto il suolo francese, il destino di migliaia di uomini dipende dai loro mezzi da sbarco. Centinaia di battelli noti come LCP. Il più famoso di tutti i mezzi da sbarco del D-Day è anche uno tra i più piccoli. E le sue origini si trovano a 8.000 chilometri da qui, nelle paludi della Louisiana. Questi mezzi vengono progettati da Andrew Higgins. Nel 1944 si dice che i suoi battelli siano così importanti che Adolf Hitler lo chiama il nuovo Noè. Pare che Higgins abbia una guardia armata fuori dalla propria abitazione di New Orleans per proteggerlo dai sicari tedeschi. Andrew Jackson Higgins era un personaggio interessante e aveva creato navi per acque basse chiamate Eureka Boat per i cacciatori che lavoravano nei bayou della Louisiana. I Marines americani le hanno viste e hanno detto, oh, sarebbe interessante. Così ne hanno ordinate tantissime. Inizialmente erano semplicemente delle scatole di compensato con un motore esterno. Erano lunghe 11 metri, potevano contenere 36 soldati in una volta che dovevano solo scavalcare le murate e correre a riva. Nel 1943 il progetto diventa il cosiddetto Landing Craft Personnel, ma per i soldati resteranno semplicemente le Higgins Boat. Le LCP vengono progettate per spingersi fin sulle spiagge. La rampa anteriore, resistente ai proiettili, protegge l'equipaggio fino a quando non arriva il momento di abbassarla. Ma non è stata progettata per affrontare il mare mosso della Manica. Molti soldati delle truppe di invasione hanno la nausea mentre si avvicinano alla spiaggia. Alcuni di questi uomini si trovavano sul proprio mezzo da sbarco da tantissime ore. Alcuni di loro avevano ormai ben più che la nausea da mal di mare. Alcuni a quel punto stavano così male che ormai non si preoccupavano più neanche di dove fossero. Carichi come muli da soma venivamo sballottati e spinti mentre vomitavamo tutto ciò che avevamo mangiato per giorni. Maledettamente spaventati e in preda alla nausea, eravamo completamente bagnati mentre la barca andava su e giù. I miei occhiali erano così ricoperti di salsedine che potevo vedere ben poco. Questi mezzi da sbarco non sono l'unico progetto di Higgins per il D-Day. La marina statunitense gli chiede di produrre una nave simile a un normale carro armato che permetterà loro di arrivare direttamente alla spiaggia. Questa volta Higgins trova la sua ispirazione in un battello fluviale. I suoi uomini lo smontano, vi saldano una rampa e soli tre giorni dopo dimostrano alla marina che sarà abbastanza resistente per il suo obiettivo. Il risultato è la Landing Craft Tank. La marina rimane così impressionata da questa intuizione che ne chiede sempre di più. Così Higgins occupa anche le strade intorno alla sua fabbrica. Le Landing Craft vengono costruite persino sui marciapiedi. Ma il rapporto di Higgins con la marina degli Stati Uniti non è sempre tranquillo. È un uomo abituato sempre ad ottenere ciò che vuole. Spesso era in lotta con i vertici della marina. Pensava che fossero di vedute ristrette e non fossero molto innovativi. Non accettavano molte delle sue idee, ma sono riusciti ad andare abbastanza d'accordo da poter produrre 5 o 10.000 di queste Higgins Boat per i vari sbarchi, non solo in Normandia per il D-Day, ma anche per le invasioni nelle isole dell'Oceano Pacifico. Oltre ai piccoli mezzi per truppe e carri armati, vengono schierati diversi tipi di navi da sbarco. Alcune trasportano fino a 120.000 tonnellate di carico, altre imbarcano più di un carro armato e altre ancora più di 200 soldati. Alla fine, dopo due giorni di attesa per Jim Booth e il resto dell'equipaggio della X-Craft, arriva il momento di guidare le navi verso le spiagge inglesi e canadesi. Ci siamo resi conto che per tutti quei mezzi era facilissimo finire sulla spiaggia sbagliata dopo aver attraversato tutta la Manica.
La marea era forte, ti spostava a est e a ovest, mentre loro dovevano andare a nord e a sud del litorale. E non avevamo apparecchiature di navigazione a bordo. Potevamo finire sulla spiaggia sbagliata e sarebbe stato... Probabilmente qualcuno sarebbe arrivato lo stesso, ma non si poteva andare a tentativi. Le Higgins Boat riescono a portare le truppe sulla spiaggia, ma offrono una scarsa protezione. Gli uomini che sbarcano a Omaha Beach alle 6:30 di mattina il giorno del D-Day affrontano il pericolo da tutti i lati. Una volta abbassata la rampa, si ritrovavano davanti la risacca e la barca continuava a muoversi sotto di loro. Un passo sbagliato e si poteva finire calpestati. L'acqua ribolliva dai colpi delle mitragliatrici e lo zaino sulle spalle era come una vera zavorra. Barcollavano nell'acqua, ma bisognava raggiungere quella spiaggia e dovevano farlo tra gli spari delle mitragliatrici. Potete immaginare il numero delle vittime e gli annegamenti. E penso che alcuni di quelli che erano lì quel giorno abbiano passato il resto delle loro vite a chiedersi come erano riusciti a sopravvivere. Penso che sia stato straordinario, davvero straordinario. Nonostante le vittime, il D-Day è un successo. Ci sono teste di ponte lungo un fronte di 80 chilometri. Entro mezzanotte, l'operazione Neptune porta a terra 150.000 uomini, 9.000 veicoli e 2.000 tonnellate di scorte e materiali. È il primo passo decisivo che metterà in moto l'operazione Overlord e la liberazione dell'Europa. Voglio sottolineare che il segreto per realizzare una vera grande invasione navale non consiste solo nell'inviare 100, 150, 200.000 uomini su una spiaggia protetta e conquistare quella spiaggia. Dopo bisogna anche rifornirli. Bisogna portare loro munizioni, cibo, acqua, equipaggiamenti, far arrivare rinforzi e portarne altri 100.000, 200.000, 500.000, 1 milione, 1,5 milioni. E bisogna farlo costantemente, avanti e indietro, giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese. Ed è questa capacità che può fare il miracolo. Il D-Day è giustamente ricordato per i soldati coraggiosi che hanno creato una testa di ponte sulle spiagge della Normandia. Ma il loro eroismo non sarebbe stato possibile senza anni di pianificazione e preparazione per condurli fin lì. Tutte le navi e i mezzi da sbarco che hanno sfidato il canale della Manica il 6 giugno hanno cambiato il corso della guerra. Il D-Day resta un evento che non ha eguali nella storia dell'umanità.